Ben trovati o bentornati teleascoltatori, sì, perché una parte visuale, una parte ascoltatore, perché ascolta e sta per ascoltare una delle band protagoniste del nostro contest The Explosion of Rock. Sto parlando di una band molto molto interessante che viene trascinata da una interessante marea. Sto parlando di loro, la marea. Ciao ragazzi, ciao Filippo, ciao Matteo, ciao. Benvenuti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Come state? Buonasera come a tutti, no? Stiamo bene. Stiamo molto bene. Almeno io personalmente sto bene, Matteo non lo so quello che fa laggiù, però io sto bene. Abbastanza bene. Un po' stanco, ma bene. Bene, bene. L'importante è esserci e crederci, soprattutto di stare bene. Sì. Allora, ragazzi, mi dovete raccontare un po' della vostra storia. La band come è nata, quanti siete, perché esistete, tante belle cosine. Sono qua ad ascoltarvi così, bene, come i nostri video ascoltatori, come ho detto prima. A voi la parola. Matteo, okay, accomodati. Vado io. Ok, noi siamo nati nel 2014, precedentemente eravamo in 5, quindi un cantante, due chitarristi, bassista e batterista. Bene. E poi nel corso degli anni abbiamo fatto diversi cambiamenti, e gli ultimi due, quasi tre anni, dal 2019 insomma, il cantante Alessandro ha deciso di intraprendere la carriera da solista e siamo rimasti in quattro. Abbiamo provato con un altro ragazzo, insomma altre persone, a trovare un feeling, ma è stato, cioè, era troppo difficile. Quindi abbiamo fatto una scelta un po' più drastica e anche più difficile, perché comunque sia Filippo, da bassista è dovuto diventare bassista e cantante, quindi è stato tosto, veramente difficile. Però ci siamo riusciti. È stato anche cioè ci ha spronato molto questa cosa, no? Ci ha fatto anche bene, ci ha fatto scrivere in maniera diversa, ci fa suonare in maniera diversa, ci fa sentire le cose in maniera diversa, quindi siamo contenti, ecco, comunque sia. Quindi la cosa è stata molto, molto, molto positiva, questa sì. Trasformazione. Sì, chiaramente ci sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi, però io ho visto più aspetti positivi che negativi, ecco. E questo è veramente... Nel corso degli anni. Esatto, veramente un bene. E anche perché si sente nei vostri testi, nelle vostre canzoni, delle canzoni veramente trascinanti, orecchiabili, che hanno meritato il voto che hanno già preso. Non anticipiamo niente, andate a vedere la classifica sui nostri canali, attenzione. Che classifica! Ma ragazzi, una domanda importante. Facciamo parlare Filippo, che dici? Vai. È inutile che stai ci provo, datemi questo onere. Ok. Mi devi dare un motivo per cui la gente deve dare il voto alla Marea Band. Vai. Ok. Ovviamente perché ho i capelli bellissimi. No, vabbè, a parte le minchiate. Ecco. Aspetta, grazie, parte... molto male. io sono così, vabbè, no. No, ho già fatto capire. Ma io ho la barba, attenzione. Vero, vero. No, beh, perché la gente ci deve votare. Io, questa è una domanda un po', cioè, un po' difficile alla quale rispondere. Però penso che se noi abbiamo una qualità, quella è l'onestà, la verità in quello che diciamo. Noi cerchiamo di essere il più fedele possibile a noi stessi, alle nostre idee. E nelle canzoni ci mettiamo la sincerità massima, quindi se la gente deve votarci è perché per questo, per l'onestà che mettiamo nel nostro lavoro. Un bellissimo motivo per cui dare un voto a questi ragazzi. E un altro motivo per cui votarli è il brano in questione, il brano in concorso, che adesso questi due individui ci canterà. No. Ma si fa, lo facciamo a caffè, canterà no, nel senso canterà no. No. Ma facciamo, però si fa a cappella, perché siamo un cantante e un batterista, quindi lo facciamo a cappella oppure non so come... Come cioè... volete, l'importante è che fate sentire questa benedetta canzone. Grazie ragazzi, gentilissimi. Come facciamo? Ah, scusa, io schianto.
Vai. Intonare. Allora, prendi la chitarra. Ma io non mi so gli accordi. Posso prendere la chitarra un attimo, ma non so gli accordi. Allora, questa è una cosa molto grave. Attenzione, cari video ascoltatori. Avete sentito? Non sa fare gli accordi della sua canzone. Perché è un bassista. Sono un bassista, ma cioè, poi questa qui proprio non me la ricordo. Se me ne dicevi un'altra la facevo, ma... Madonna, come non è... Cioè, quelli in concorso conta. lo so, ma non ero preparato, no? Non stavo preparato. A colpa di chi è? di Matteo. È sempre colpa di Matteo, no? È lui la colpevole. Ragazzi, siete pronti? E allora, qui, nei canali di Rock and Wow, arrivano la Marea Band. Vai! Il passo è lento come una nuvola, con la mezzo dentro il senso di questa nuova vita, e tu sei come uno scontrino in tasca, da troppo tempo, parole e idee, io ti attendo più condizionato dalle teologie, non penso che la chiave oggi è non pensare, la sigaretta in mano, fissare, nella vittura per dimenticare, mi scriverò per non dormire più, lavoro solo ma ora non sei tu. Che muovi fili della mia volontà, le chiavi in mano, chi vi la verità. Correggimi se sbaglio, se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, se sto nascosto, non mi conosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro. Poi mi dico cazzo stai facendo e mi ributto dentro e mi ricalibro i miei ricordi, ora mi danno forza e panico, era pensarti qui vicino a me, poi non trovarti in nave in questo mare di silenzio e lo ringrazio dall'altra parte dell'oceano, è vero maestro, grido terra, questo è il nuovo sbarco, lo suona il campanile e non è il parco, ama tu che stavo aspettando. Se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, sto nascosto, non mi riconosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro. Ma poi mi dico cazzo stai facendo, non mi ributto dentro. Se non te ne frega niente, meglio così, perché da soli che ci si rimette in piedi. Una mano sopra il cuore, una sotto il letto, poi da fine passo l'arma. Io di tempo con te non ne perdo più. Io di tempo con te non ne perdo più. Correggimi se sbaglio, se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, se sto nascosto, non mi riconosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro. Ma poi mi dico cazzo stai facendo e mi ributto dentro. E attenzione, okay, alla fonte di chi si è dimenticato gli accordi. Bravissimo Filippo, bravissimo Matteo. Ragazzi, quando uno... è forte, è forte. Allora, è stato bravo. Non li sapevo per aver improvvisato tutto, ragazzi. Ho messo la prova. Però me la leggo al dito, ti vengo a cercare, Matteo, sappi questa cosa. Ragazzi, è il momento dei saluti. Salutate i vostri fans, salutate chi vi deve votare. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e votateci. Grazie. Okay. Vota Antonio. Vota Filippo, vota la Marea. Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi e ci becchiamo alla grazie prossima. A voi. Hey, Rock, ciao! Ciao! Grazie a voi! I ricordi ora mi danno forza, panico, era pensarti qui vicino a me, poi non trovarti in navigo, in questo mare di silenzio e lo ringrazio. Dall'altra parte dell'oceano, albero maestro, grido terra, questo è un nuovo sbarco. Poi suona il campanello e non è il pacco Amazon che stavo aspettando. Correggimi se sbaglio, se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, se sto nascosto e non mi riconosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro. Ma poi mi dico cazzo stai facendo e mi ributto dentro. E se non te ne frega niente meglio così, perché è da soli che ci si rimette in piedi. Una mano sopra il cuore, una sul grilletto, ma poi alla fine abbasso l'arma.
Di tempo con te non ne perdo più. No, no, io di tempo con te non ne perdo più. Correggimi se sbaglio, se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, se sto nascosto e non mi riconosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro, ma poi mi dico cazzo stai facendo e mi ributto dentro. Correggimi se sbaglio, se quando piove non ho voglia, se la città mi resta addosso, se sto nascosto e non mi riconosco. Quando le strade sono come piste, vorrei soltanto scivolare indietro, ma poi mi dico cazzo stai facendo e mi ributto dentro.